Tutti conosciamo la leggenda del mostro di Loch Ness, ma in pochi sanno che anche il lago di Como, vanta il proprio mostro, una creatura fantastica e leggendaria i cui racconti hanno suggestionato le persone nel corso di tutto il Novecento. Cosa c'è di vero? Cercheremo di scoprirlo oggi nel corso di questo video. La leggenda nasce nel 1946 a Colico, nella riserva naturale Pian di Spagna. Due cacciatori che si trovano sulle rive del lago sostengono di essersi imbattuti in un animale lungo 10-12 metri, ricoperto di squame rossastre e dotato di una bocca spaventosa. Un secondo avvistamento è datato 1954 ad Argegno sul ramo Comasco dell'Ario, comune celebre per il record di immersione a meno 412 metri con un sommergibile. Padre e figlio passeggiano sulle sponde del lago e notano una strana creatura lunga circa un metro con muso arrotondato e piedi palmati. Nel 1957 a Dongo, dopo alcune segnalazioni, un gruppo di ricercatori si cala in acqua con un batiscafo e osserva un animale dalla testa allungata come quella di un coccodrillo. Dopo un silenzio di quasi 50 anni, l'ultimo avvistamento risale al 2003 nel Lecchese, opera di un gruppo di pescatori, quali sostengono di avere visto nelle acque del lago una sorta di anguilla gigante. Naturalmente si tratta di potenti suggestioni, amplificate nel corso del tempo dai titoli di giornale o dal passaparola. Tutti questi avvistamenti possono essere spiegati infatti in maniera molto razionale ed estremamente facile. Una lontra dalle dimensioni ragguardevoli, oppure un branco di pesci che nuota compatto. Ma da dove nascono le suggestioni di una creatura che in passato popolava le profonde acque del lago? Perché, come in tutte le storie che si rispettino, una piccola o grande componente di verità ovviamente c'è. Queste leggende prendono vita dal celebre lariosauro. Di cosa si tratta? Di un rettile acquatico estinto, un carnivoro predatore vissuto nel Triassico medio, circa 240 milioni di anni fa, che poteva avere lunghezza fino a 1,30 m e che presentava una struttura idrodinamica affusolata, un collo molto lungo e un cranio appiattito. Una delle sue particolarità erano le zampe anteriori, che si suppone si fossero trasformate in strutture simili a pinne, con quelle posteriori palmate. Il primo ritrovamento avviene nel 1830 nelle cave di marmo di Perledo, sulla sponda orientale del ramo lecchese dell'Ario. Vengono ritrovati i resti fossili di un notosauro lungo 60 cm. Lo zoologo autore della scoperta è Giuseppe Balsamo Crivelli. Viene così scelto il nome scientifico Lariosaurus balsami da Giulio Curioni, geologo, proprio in onore del balsami. Un esemplare di circa un metro, ritrovato nel 1877, è tuttora conservato nel Museo di Monaco di Baviera, dopo essere stato acquistato da un paleontologo tedesco. All'ariosauro è dedicata anche una sezione del Museo di Storia Naturale a Palazzo Belgioioso, a Lecco. Per sapere qualcosa di più riguardo all'ariosauro, ho chiesto lumi a Giancarlo Colombo, esperto di paleontologia e collezionista di insetti che avevo già incontrato qualche mese fa. Sicuramente lui saprà aiutarmi. Andiamo a trovarlo. L'ariosauro, il vero ariosauro, quello che ha ricevuto il nome scientifico dell'Ariosaurus balsami, era un rettile marino che è vissuto in un mare caldo, poco profondo, un mare tropicale, nella zona delle attuali Grigne, qualcosa come 240 milioni di anni fa o poco meno, qualche milione di anni prima dei più antichi dinosauri conosciuti fino a oggi. Tanto per incominciare, non era un dinosauro, perché non tutti i rettili erano dinosauri, così come non tutti i mammiferi sono mucche piuttosto che leoni. I frammenti dell'esemplare più grosso da cui sono state estrapolate le dimensioni massime arrivavano intorno al 1,30 m, doveva essere intorno, penso potesse arrivare sul 1,5 m di lunghezza. I rettili erano animali terrestri già da molti milioni di anni e un gruppo di loro si è riadattato, un gruppo, diversi gruppi di rettili si sono poi riadattati alla vita acquatica. L'ariosauro è interessante, molto interessante, appartiene a un gruppo che si chiama dei notosauri, perché ci mostra, diciamo, uno stadio intermedio dell'evoluzione che ci fa vedere come si sono sviluppati i suoi parenti che sono comparsi qualche milione di anni dopo, molto più noti, i plesiosauri, di cui si conosce maggiormente l'aspetto perché li si trova anche sui libri per bambini, eccetera, e avevano il collo molto lungo, la testa piccola, corpo appiattito e zampe a pinna, no? Non c'è stato un ritorno indietro dell'evoluzione, perché noi sappiamo che i rettili erano derivati dagli anfibi, in quanto gli anfibi respiravano per branchie, mentre i rettili respiravano come polmoni, con i polmoni fin dalla nascita, erano più evoluti, no? Ovviamente dovevano emergere ogni tanto, per cui ecco, magari anche dalle leggende dello pseudolariosauro gli avvistamenti, perché devono venire super, se ci fossero dovrebbero venire su per respirare. Del tutto impossibile che ci siano. Predavano pesci, altri rettili più piccoli e praticamente tutto quello che si muoveva era buono da mangiare. Erano contraddistinti da un muso allungato in cui i denti, quando era chiuso, si intersecavano tra loro come fanno le mani delle dita quando
quando vengono chiuse, no? In questo modo stranissimo, per cui sporgevano fuori una specie di tagliola vivente che li rendeva efficientissimi nella cattura delle prede. Il Lariosaurus balsami, chiamato così perché è stato dedicato al professor Giuseppe Balsamo Crivelli, è la specie più antica di Lariosaurus, la prima specie di Lariosaurus scoperta. Lo ha chiamato Lariosaurus perché è ritrovato in vicinanza del lago. Questo ha creato un grosso equivoco: il nome di Lariosaurus, il rettile del lago, per giunta era acquatico. Cosa volete di più? Abbiamo una creatura leggendaria bella e pronta. No, c'è solo la differenza, è il fatto che allora, quando era in vita il Lariosaurus, non esisteva, non dico il lago di Como, ma neanche l'Italia, la quale sarebbe emersa, si sarebbe configurata nelle ultime decine di milioni di anni. Quindi figuratevi voi se il Lariosaurus avrebbe potuto da marino diventare di acqua dolce, eccetera. Questo già per farvi balenare come le varie ipotesi sul mostro del lago siano assolutamente assurde, possono essere prese, sì, con divertimento, però stiamo attenti. Dopo il nostro Lariosaurus balsami, però, a partire dagli anni 60 del secolo scorso, ne sono state ritrovate altre 7 specie, di cui 2 in Cina addirittura. Perché? Perché nella configurazione geografica dei continenti di allora c'era una sponda di un mare ininterrotto che correva da qui fino all'estremo oriente. Lei ha scritto anche 2 libri, Giancarlo, sull'argomento. Sì, i libri sono questi 2. Diciamo che io ero curioso, essendo curioso di natura, fin da bambino del Lariosaurus, di cui avevo visto un esemplare al museo. Di questo argomento non parlano soltanto alcuni libri di paleontologia. Le leggende legate alla misteriosa creatura del lago di Como hanno ispirato anche diversi artisti. Il cantautore Davide Van Desfrosco, la sua canzone El Mustru, lo scrittore Carlo Lucarelli, che lo ha inserito nelle strane storie del 2013, ma anche un fumetto datato 1946 che narra l'avventura di Paperino e Quiquoquà alle prese con una casa galleggiante e l'avvistamento di un misterioso serpente di mare sul lago di Como. Il Lariosauro è esistito davvero, ma è estinto da milioni di anni. Che cosa hanno visto allora le persone che nel corso del tempo hanno avvistato strane creature nel lago? Un pesce siluro extra large, una lontra dalle grandissime dimensioni, una carpa gigante? Non lo sappiamo con certezza. Quello che sappiamo è che alle persone piace immaginare mondi fantastici, creature misteriose, con la propria mente. Se qualcuno vuole farlo, può credere benissimo che il Lariosauro esista ancora tutt'oggi. Chi glielo vieta? A proposito, come lo chiamiamo? La pagina di Regione Lombardia che vi mostro in questo momento lo chiama Larry, ma altri nomi hanno fatto capolino nel corso del tempo e potrebbero andare benissimo. Lessie, mostro di Lakeness, mostro di Leckness. Ditemelo magari nei commenti, suggerite il vostro nome per questa creatura affascinante e misteriosa. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per restare sempre aggiornati, lasciate un like e se volete approfondire la questione dell'impresa del sommergibile che toccò quota 412 metri di profondità nel lago di Como d'Argegno, cui ho fatto riferimento nel corso di questo video, beh, vi lascio quest'altro video che ho realizzato qualche mese fa. Grazie e alla prossima!